Ciao ragazzi, sono MT35, siamo qui su MXGP2. Premiamo invio, facciamoci una nuova partitina, carriera. Facciamo gara successiva, teniamo la Kawasaki, però facciamo opzioni gara, mettiamo difficoltà reale, sempre reale. Fisica pro. Però fisica pro mi caccia i freni. I freni congiunti, no, allora lascio fisica pro. Metto fisica pro, ovviamente. Mi devo ricordare di premere. Eh sì, ma come cazzo faccio a premere i due freni? La vedo dura, la vedo. Cioè, come faccio? Va bene, proviamoci. Noi ci proviamo, non vi assicuro che la tengo. Io qua utilizzerei i lunghi. Il rapporto del cambio lungo utilizzerei. Secondo me funziona meglio, funziona. Sì, dai, io non so come fare, tipo, perché per esempio, avete presente che con questo qui si frena e con questo qui si regola il peso del pilota. Come faccio a premere? Ma, insomma, la vedo dura, la vedo difficile. Allora, assetto moto. Trasmissione lunga, perché mi sembra che ci possa stare lungo. Scendi in pista. No, non so veramente come fare a. Casomai poi l'abbassiamo, eh. Se facciamo troppo casino, l'abbassiamo. Ok, sono partito. La moto tira tantissimo, la moto. Questa moto è veramente fantastica, non è una moto, eh. Ovviamente io non tocco i freni dietro, perfetto. Guarda questa moto quanto va. Non ce n'è proprio per nessuno, eh. Ok, il freno dietro non lo uso, uso solo quello davanti. Tanto sulle moto lo sapete che il freno dietro non si usa, si usa tantissimo quello davanti. Infatti, se voi guardate, i freni delle moto dietro sono più grandi di quelli davanti. Qua li devi prendere bene, qua li devi prendere bene, se no non ce la fai. Siamo primi, difficoltà reale e fisica pro. Non so più cosa fare, non si può più aggiungere niente. Qua ormai è solo da vincere, cioè qua dobbiamo vincere il campionato, eh. Ok, il freno dietro mi potrebbe servire in qualche occasione, boh, non lo so. Non so se lo utilizzerò. In qualche frenatina, probabilmente sì. Però sapete cosa? Adesso che ho i freni divisi. Ma scusami. Mi saltano sulla testa e non gli dici niente. Vabbè. Ok, così. Ovviamente. Ma vaffanculo, va. Sì, fammi investire un'altra volta. Cioè, no, ditemi adesso che questa cosa è la cosa giusta. Mi sono caduti sulla testa e mi hanno fatto cadere due volte. Io ti posso anche dare il rewind, però se tu non me li fai, non me li cambi, io poi ovviamente rimuoio lo stesso. Vabbè che mo recuperiamo tutti, recuperiamo. Poi mi hanno investito pure sti bastardi. Ok, così. Guarda qui che c'è il recuperone proprio. Tixier, vaffanculo, muori. Ecco, adesso in questo momento sto odiando Tixier. Anche se Petrov e quelli altri là rimangono i miei rivali proprio più grandi. Guarda quanto vado. Difficoltà reale e fisica pro, ve lo ricordo sempre, eh. Quindi non mi dite che sto imbrogliando. Potrei mettere il peso del pilota, ma no, poi diventa sna si snatura. Il gioco è un arcade. Prendiamolo più come un arcade. Dico arcade, penso un po' come sto parlando. È più un arcade che il resto. Guarda quella montagna lì che ti fa sbagliare. Mettilo così. Qua cosa c'è? La curva? Sì. Com'è che non gira? Dove sono andato a girare? Dove sono andato a. Cos'è successo alla fisica della moto? Non so se cambia la fisica della moto in questo caso, eh. Bello, però ci sta. Difficoltà reale, fisica pro. Difficoltà reale, fisica pro si può fare. Sapete cosa? Quando poi magari faccio la prima partita, me ne faccio una me la faccio. Quelle ho sbagliate, quando poi le sbaglio è un casino. Però le ho recuperate, dai. L'ho recuperato. No, magari la prima posizione non riusciamo a prendere. Però perché non riusciamo a prendere la prima posizione? Ce l'avevo fatta prima a mantenerla. Guarda quanto va Jonas. Jonas, dove stai andando? No, qui voglio proprio capirlo. Dov'è caduto? Non ha colpito niente, non ha colpito. Col gomito ha colpito il terreno. Ma che cazzo mi dice? Boh, non lo so. Queste cose qui non le capisco. Ok, perfetto. Volevo andare a salutare quello lì che è un amico. Amicone di vecchia data. Guarda quanto va Jonas. Non si spiega come fa ad andare così forte lui. Ok, così. Vai. Ok, perfetto. Cerchiamo di recuperare Jonas. Qui la scia non c'è, penso. In motocross diciamo che la scia non è che si sente come sulle moto da strada. La scia si sente sulle moto da strada che ti incappucci dietro di lui. Ma sul motocross diventa difficile tenere la scia. Anche perché le moto non hanno. Non hanno. Non hanno i cartelloni. Non hanno i cartelloni in mezzo alla pista, mettono. Scusatemi se mi incazzo. Porca mignotta, quei cartelloni. Non posso fare neanche il rewind. È la seconda volta che recupero. Questa gara è maledetta per me. Oggi c'è la gara maledetta.
Ma dai, per favore. Ma che cos'è che non... È la gara maledetta. È due volte che sono, che vado quasi a essere primo. Posso recuperare un po' di più, no? Ok, è due volte che vado a vincere, che recupero la posizione, due volte che la perdo. La gara è maledetta. Purtroppo capitano le gare maledette. Non so se vi è mai capitato quella giornata storta. Dici, quazzo, qua non posso fare più niente. E quella, questa qui è per me. Guarda qui, guarda comunque quanto recuperiamo noi, Qua facciamo delle rimonte, guarda che sto facendo veramente come Valentino Rossi. Avete presente Valentino Rossi? Cade, si rialza, recupera la gara, vince. Veramente fa delle cose assurde Valentino. Per questo Valentino è sempre stato il più forte. Perché lui anche quando ha avuto condizioni sfavorevoli ha sempre vinto. Io vi voglio ricordare Valentino quando ha cambiato in Yamaha. Che tutti dicevano, ma che cazzo cambi dalla Yamaha alla Honda? La Yamaha non va, l'Honda è buonissima. Lui è passato in Yamaha. Ha preso la Yamaha, l'ha cambiata tutta, l'ha cambiata e l'ha vinto. Ha vinto la prima gara. Io me lo ricorderò tantissimo quel campionato. Uno dei più belli. Poi Valentino ormai è uno sportivo. La sua vita, cioè, ormai l'ha fatta. Non puoi chiedere più niente a Valentino. Non è più un ragazzino a una certa età, quindi è anche meno spericolato. Può succedere, succede con l'età maturi. È più maturo. Magari per fare questi sport ci vuole anche un po' di immaturità che lui comunque ancora ha. Però veramente Valentino ha fatto veramente di tutto, cioè ha fatto quello che voleva sulle moto. È stato uno che cioè Valentino è stato uno che ha fatto emozionare tutti quanti, anche chi non capiva un cazzo di moto. Ecco, anche chi non aveva la moto si è avvicinato al mondo del... Qui cade, vabbè, si sa, cade come niente, cade. Queste entrate qua si fanno in motocross, non è che non si fanno, invece qua non si può fare niente, non si può fare. Ellings, ti devi spostare, guarda qui, ho già la seconda volta che recupero. È già la seconda volta che recupero. Difficoltà reale e fisica pro. Chiedetemi altro. Chiedetemi di aumentare e di togliere anche il peso. Chiedetemi tutto, chiedetemi. Ormai, no, il peso comunque lo lascio e lascio anche il cambio automatico. Cioè, scusami Jonas, se ti vuoi spostare ai coglioni, magari riusciamo ad andare. Siamo tutti contenti se ti sposti. Ok, qua non dovevo... Ma cos'è capitato? Mi è venuto addosso lui, guarda. Mi viene addosso, mi viene sotto la ruota, mi viene. Ma sei stupido? Secondo me sei stupido. Ok, così, così, tutto largo, tutto largo. Largo di velocità, largo di velocità. Largo di velocità un cazzo, che poi c'è questa cosa qui. C'è la montagnella. Cazzo, mi ha fregato alla fine, mi ha fregato alla fine. Buttiamoci dentro, buttiamoci dentro. Tanto il rewind ce l'abbiamo, ma non ce la facciamo, non ce la facciamo. Ho recuperato due volte, ho recuperato la posizione, Non so più quello che devo fare. Ho recuperato due volte la posizione e sono difficoltà reale e fisica pro. Non ce la faccio, non ce la faccio. No, invece forse ce la potrei fare. Pensavo fosse la fine. L'ho sbattuto fuori. L'ho sbattuto fuori. Grandissima mossa. Sì, così ti voglio. Così, così. Così, senza guidare neanche la moto. Così, guarda qui che andiamo a vincere. Difficoltà reale e fisica pro. Difficoltà reale e fisica pro. Vi dico solo questo, vi dico. Abbiamo vinto di nuovo. Abbiamo vinto di nuovo. Difficoltà reale, fisica pro. Difficoltà reale, fisica pro. Difficoltà reale, fisica pro. Ok, c'ho i freni. I freni non ce li ho congiunti. Cosa c'ho? Il peso semiautomatico e il cambio semiautomatico. Ci può stare, ci può stare. Non cambierò di più, anche perché mi servirebbero 10 dita. 10 pollici mi servirebbero. Anche perché. Oppure dovrei avere lo SCAF. Ma poi diventa impossibile. Anche perché il. Anche perché ho detto 150 volte. Anche perché. Comunque sulla moto tu è coi piedi che controlli il cambio. Ok, partiamo così. Ho dato il doppio colpetto. Sono partito. Non benissimo, Perché ho rilasciato la frizione un attimo prima. Guarda quanto va questa moto. Vi voglio solo far notare quante posizioni recuperiamo noi. Questa moto. All'esterno, tutto all'esterno. Ok. Difficoltà reale, fisica pro. Difficoltà reale, fisica pro. Difficoltà reale, fisica pro. Non so se l'avete capito, però ve lo ripeto sempre, ve lo ripeto. No, non c'è più niente da fare. Questa moto non ho rivali. Guarda quello che sto facendo. Faccio quello che voglio, faccio oggi questa moto. No, prima sono caduto veramente tantissimo. Sono caduto. Ho fatto degli errori stupidi, dei rewind stupidi, ancora più stupidi. Perché se tu mi fai cadere le persone due volte sulla testa, posso usare tutti i rewind che vogliono, ma se tu l'hai scriptati lì, non ci faccio niente io, ecco quello che voglio dire. Comunque qua non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Posso anche guidare al contrario. Ok, questo è l'errore perché sono un pirla, perché stavo guidando al contrario. Cioè ti rendi conto che guido al contrario, guido al contrario e cado, ovviamente cado. Comunque, difficoltà reale, fisica pro, difficoltà reale, fisica pro, difficoltà reale, fisica pro.
Ve lo ripeterò sempre, ve lo ripeterò. Questa, e poi che ci sta anche bene. Provate a dirlo anche voi. Difficoltà reale e fisica pro. Difficoltà reale e fisica pro. Ci sta tantissimo. Ci sta tantissimo, ci sta. I freni, sto usando solo il freno davanti, quindi pure che non sono congiunti, chi se ne frega. Nelle frenate più brusche potrei utilizzare quello posteriore, ma chi se ne frega. Il freno posteriore sulle moto è fatto per cambiare la traiettoria, per aggiustare la traiettoria, non per frenare. Ve lo dico io che comunque me la intendo, anche perché le ho guidate le moto. Il freno dietro è fatto tipo per aggiustare la traiettoria, per fare piccole correzioni alla traiettoria. Tipo adesso potevo utilizzare il freno di dietro, però chi se ne frega, chi se ne frega. No, il freno di dietro serve tipo, poi guardate, perché le moto hanno due freni grandi davanti e uno piccolino dietro? Fatevela sta domanda, capite subito che quello che dico è vero. Dietro serve giusto per aggiustare, cioè un po' rallenta, non è che dico di no, si usa. Quando tu freni e fai delle frenate brusche comunque gli dai il colpo col piede, però puoi anche non darglielo. Anche perché dandogli il colpo col piede rischi di bloccarlo, di bloccare la ruota, perché comunque le moto non è che hanno, no, alcune moto ce l'hanno, però non tutte le moto hanno, cioè le moto non hanno il sistema ABS come sulle macchine, quindi rischi pure di bloccare la ruota e cadere. Invece davanti riesci a modulare bene, perché avendo due freni, avendo due dischi, tu dai una bella pinzata, però non vai mai a bloccare, vai a dare una bella frenata, ecco. Ok, qua non lascio mai l'acceleratore, io ho dato, non so più che cosa fare. Io ormai sono a difficoltà reale fisica pro. Oh, cambiamo moto, prendiamo una moto più scarsina. Però io volevo passare direttamente in MXGP, cioè volevo andare su, volevo andare. Mi sono rotto le palle di stare qui sulla 2. Che è sta 2? Cioè io voglio comandare, voglio. Voglio andare a vincere il campionato, quello buono. No, questo qui dei dilettanti. Che poi non è che sono dilettanti, eh. Però è il campionato minore. È come dire la 2-5, la Moto 3, Moto 2 e Moto GP. Ovviamente tutti quanti vogliono andare in Moto 1, Moto 1, Moto GP. Chiamatela come cazzo vi pare. Avete capito dove? Cioè, magari sono bravi poi, eh. Non è che dico che non sono cattivi. Quelli là che stanno giù, però ecco, che devi fare la gavetta, devi fare la gavetta, c'è un po' di gavetta da fare. Ok, ho usato un po' il peso del pilota qui, se no ogni volta mi fermo. Ok, guarda come gliela metto bella piegata sta moto. Scende in pista come, lui scende in curva come se fosse Valentino Rossi. Orecchia a terra proprio a buttarla. Guarda, ti faccio anche il saltino. Non ho fatto lo scrub, tanto non ce l'ho bisogno. Ormai vinco di così. Vico così. Ho paura che poi mi venga a noia però, eh. Quindi mo sono tentato o di cambiare moto e prendere una moto più scarsa. Se me lo dovessero chiedere cambio. Olle. Giro 1.41. Lentino. Valentino. Valentino, ma tira di brutto, tira. Sarà il nome anche che mi porta sfortuna. Perché il nome è anche Valentino. Valentino. Però poi tira come una bestia, tira. E allora ci può stare. Ok, andiamo così, andiamo, guarda come sono bravo, guarda come sono bravo, guarda come sono bravo. Ok, buttiamola dentro, buttiamola, fisica pro, difficoltà reale. No, difficoltà reale, fisica pro. Se non, provate a dirlo al contrario, al suo contrario suona bruttissimo. Difficoltà reale, fisica pro. No, così suona giusto, però se dite fisica pro, difficoltà reale, no, stona. Invece se voi dite fisica pro, difficoltà reale, fisica pro. Ci sta meglio al contrario, giusto? Ok, andiamo così, ormai... Per me vincere questa moto è tipo andare al supermercato a fare la spesa. Ok, aspetta che qua ho sbagliato. No, ma sto proprio cazzeggiando. Cioè non mi sto impegnando più, non mi sto impegnando. Non freno, non sposto il peso del pilota, lo faccio fare a lui. Ormai non, la difficoltà non la possiamo più aumentare, eh. Cioè possiamo solo complicare i tasti, ma non serve. Mi romperei solo le palle, mi romperei. Anche perché alla fine è un gioco. Ricordate che questo qui è un arcade. Assolutamente il simulatore non c'ha niente, non c'ha. È un arcade, va giocato come arcade. Sì, dai, teniamocelo così. Così andiamo velocemente nell'altra. Ok, qua ho sbagliato. Perché avete presente sta fossettina? L'ho presa con le ruote da una parte sbagliata. Ok, là ti devi appoggiare, non devi mai scavallarla con una ruota e l'altra no. Olle, diamo un po' di spettacolo alla gente, lo facciamo, l'ultimo saltino in scrubs, che la gente si vuole divertire. Ulle, le ho fatte bene. Comunque quelle là vanno fatte tutte bene, perché sennò ti perdi tutto, non me l'ha fatto fare. Dovrebbero mettere il cosino un po' più là, sennò non posso fare lo scrubs, non posso fare.
Ovviamente ho vinto. 8 secondi. 8 secondi, difficoltà reale, fisica pro. 8 secondi ho dato. Ormai non ce n'è più per nessuno, non ce n'è. Fammi passare nell'altra categoria perché veramente non so più che cosa fare. Cioè, ormai alzo le mani, alzo. Noi ci vediamo nel prossimo Gran Premio, sperando di andare subito nella nuova categoria, anche perché io voglio pubbliche relazioni. No, pubbliche relazioni. MXGP Magazine. Premi a Lentino, che chiude il weekend in testa, seguito, vabbè, seguito chi se ne frega. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!